Un saluto a tutti amici e ben ritrovati nel mio canale. Quest'oggi parliamo dell'approfondimento di questo Nokia X6 che vi ho fatto vedere con un breve unboxing, e un approfondimento che va a interessare i lati positivi del dispositivo per quanto riguarda soprattutto ottima ricezione, anche se non abbiamo la banda 20 sul 4G, cosa che potrebbe essere problematica per alcuni operatori come anche Wind, con quindi la presenza sicuramente di un 4G che non è completo, ma una ricezione comunque molto buona per quanto riguarda proprio la sua qualità delle antenne, una potenza della CPU davvero eccezionale, anche tenendo conto del sistema Android One basato su Pi. Un dispositivo con una Snapdragon 636, 4 GB di RAM, 64 GB di storage. L'ho trovata a circa 168 euro in questo momento, con una spedizione dalla Cina gratuita su Gearbest. Vi metterò i link per l'acquisto. Anche su Banggood potrete approfittare delle offerte di questo periodo. Dispositivo che è davvero costruito bene, uno smartphone da 5,8 pollici in formato 19 noni che ha un notch davvero piccolo che permette di vedere tutte le icone di notifica nella parte sinistra, che ha una modalità ambient, quindi una modalità che, non avendo il LED di notifica, vi permette di vedere le notifiche, quindi vedere comunque l'orario e anche qualche icona di notifica con lo schermo spento, e lo schermo si illuminerà ovviamente all'arrivo delle notifiche. Uno smartphone con un sensore di impronte posteriore la cui posizione non è perfettamente raggiungibile, ma ci dovete un po' fare la mano, perché in realtà voi vi troverete sicuramente a utilizzare l'indice nella zona dove c'è il flash LED, ma una volta prese le misure sicuramente sarà uno sblocco che è davvero preciso ma non velocissimo. Ci sono circa un secondo e mezzo da quando lo premete. I bordi sono ridotti al minimo, le dimensioni sono 147,1 x 71 x 8 mm, che diventano 8,5 con lo spessore della fotocamera, che vedete è un minimo presente. La cover in dotazione è una cover in silicone trasparente di buona qualità. Il dispositivo si muove davvero in modo rapidissimo in tutte le operazioni. Snapdragon 636, come dicevo, 4 GB più 64, espandibili con lo slot dual SIM ibrido, quindi la seconda SIM può essere sacrificata per mettere la micro SD addirittura con espansioni fino a 400 GB. Doppio sensore posteriore, un sensore da 16 megapixel F2 più un sensore da 5 megapixel per lo sfocato, il flash dual tone e la Type-C con lo speaker principale, un microfono principale e il microfono secondario con il jack per le cuffie da 3,5 mm. Costruzione davvero buona, tutto vetro posteriore, Gorilla Glass 3 nella parte anteriore e abbiamo il frame in metallo. Peso di 151 grammi, quindi è davvero un peso piuma. Batteria 3060 mAh. La sua ricarica 5V 2A permette di ricaricarlo in circa 2 ore e 20, mentre se utilizzate una carica Quick Charge 3, quindi un alimentatore aftermarket, potete ricaricarlo con 1 ora e 40 circa, quindi 3 e mezz'ora circa in meno. Un dispositivo che ha comunque tutto quello che si può desiderare a livello di sensoristica, perché anche la fotocamera frontale per i selfie è un modulo da 16 megapixel F2, quindi un buonissimo modulo. Android Pie 9.0 con le patch di novembre, quindi un Android One con aggiornamenti costanti garantiti per almeno 2 anni. La fotocamera come applicazioni potete mettere, dato che le API della fotocamera sono level 3, quindi sbloccate, potete mettere anche la Google Camera. Io ho messo una versione di Google Camera che vi faccio vedere nelle informazioni, è la 6.1.021, quindi la trovate su XDA o comunque sulle repository dove ci sono le Google Camera modificate. Google Camera modificata che ovviamente ha qualche piccola incertezza, non è al massimo utilizzabile, però è una comunque utilizzabile per andare a sopperire a qualche limitazione che ha la fotocamera stock. Fotocamera stock che devo dire è molto a livello di qualità e di impostazioni è molto molto interessante. Ha tutte le funzionalità che ci si aspetta per quanto riguarda anche una modalità HDR automatica, quindi va a riprendere quello che è la Google Camera stock. Le risoluzioni sono impostabili a 16 megapixel per entrambi, e se andiamo a vedere anche la modalità video, nella modalità video potete andare a vedere che le risoluzioni per la modalità video possono essere fino a 4K per la fotocamera posteriore, quindi fino a 4K ovviamente con la possibilità di slow motion fino a 120 frame per secondo. Non ci alziamo più di 120, ma comunque è un buon risultato. Dispositivo, ricordo, 168 euro. Non dimentichiamo, un dispositivo che è un hardware davvero al medio gamma, ma medio alto per la tipologia di CPU, un dispositivo tascabilissimo, un dispositivo che tenete benissimo in mano. Andiamo ad approfondire il lato foto. Lato foto che vi faccio vedere un attimino.
Se andiamo a dare un'occhiata a degli scatti che vi proporrò in sequenza, quindi magari valutateli, ve li farò vedere non sul display dello smartphone ma in carrellata, permettono di andare a vedere che anche la qualità generale degli scatti è davvero buona. Un sensore che permette di ottenere scatti davvero nitidi, sia la parte del sensore principale e posteriore da 16 megapixel, sia nella condizioni di HDR automatico, in condizioni abbastanza impegnative con luce davvero difficile. Quindi andandolo a vedere anche nella modalità con forti luci contro, gestisce molto bene la scena, anche lo sfocato. Se andiamo a vedere la modalità sfocato, questa è una modalità che vi permette di vedere che anche lo stacco, quindi la fotocamera secondaria, funziona molto bene per staccare il soggetto principale allo sfondo. Andiamo dopo a vedere il video. Questo è un selfie che vi permette di andare a fare anche delle gestioni a livello ritratto, quindi una modalità software che simula un effetto profondità, e quindi attivandolo oppure lasciandolo disattivato, quindi la differenza è presto visibile con gli scatti sia con che senza la modalità ritratto attiva. Anche la modalità di sfocatura con la fotocamera posteriore può essere utilizzata per degli scatti che enfatizzano un po' il primo piano rispetto allo sfondo, e davvero il risultato non è assolutamente male. Altri scatti che vi faccio vedere in sequenza, anche questo è uno scatto che permette di apprezzare una buona profondità di campo. Manca la banda 20, manca il LED di notifica, ok, ma c'è il display ambient, quindi potete comunque farne a meno. Dispositivo che ha una batteria sicuramente non eccezionale, quindi vi aiuterà a arrivare a sera con un utilizzo medio impegnativo, con circa 4 ore e mezza, 5 di schermo acceso, non di più. Quindi non è ovviamente un Redmi Note 5 piuttosto che Note 6, ma qui la batteria a 3000 mAh vi permette di avere un dispositivo davvero compatto e comunque un'ergonomia che vi scordate con dispositivi assolutamente più ingombranti come può essere il Redmi Note 5 o il Redmi Note 6. Qui c'è un Android stock, quindi dovete essere consapevoli che questo Android non ha assolutamente nessuna applicazione in più. Nel mio caso ho utilizzato l'operatore Iliad nella zona delle Marche, ho verificato che la ricezione è molto buona, il 4G è presente nella banda 1800 MHz e ha una velocità di tutto rispetto, perché se andiamo a vedere l'album, quindi andiamo a vedere anche gli screenshot effettuati, abbiamo addirittura 50 megabit per secondo e 29 in upload, quindi un 78 millisecondi di ping e 7 millisecondi di jitter, quindi una prestazione con Iliad che tutto sommato io non mi sento assolutamente di bocciare. Anche qui ci sono tutte le possibilità del picture in picture, quindi tutto quello che sono le novità di Android 9, come anche la possibilità di andare a personalizzare le icone del launcher. Launcher che è un launcher praticamente stock, con delle piccole personalizzazioni di Nokia, ci sono le funzionalità con l'indicatore di notifica, ci sono anche la forma, come vi dicevo, delle icone può essere cambiata, i vari suggerimenti, i riepiloghi e quindi tutto quello che ne consegue. Una ROM che, come vi dicevo, è molto molto pulita e secondo me ben rodata. Gli aggiornamenti da parte di Nokia sono costanti, almeno una volta al mese ci sono le patch di sicurezza, abbiamo ricevuto quelle di novembre e probabilmente a fine mese otterremo quelle di dicembre, quindi il dispositivo è supportato al meglio dalla Nokia. Non è purtroppo distribuito in Italia, quindi dovete rinunciare all'alimentatore EU, al suo manualino in inglese piuttosto che in italiano, e quindi anche avere una spina cinese che con l'adattatore diventerà comunque italiana, ma è una spina che serve l'adattatore. Il modello di questo smartphone è il TA1099, quindi Nokia X6 H6.1 Plus Cina, che ha sicuramente delle peculiarità che in altri smartphone non troviamo. Nokia non l'ha distribuito ancora in Europa, non so se lo distribuirà con la banda 20 inclusa, con tutto il package europeo, spero davvero che arrivi, ma se arriva a un prezzo talmente tanto elevato ovviamente non vale più nemmeno la pena. Il frontale ha un bellissimo vetro, anche la luminosità è buona, si vede abbastanza bene anche all'aperto, ovviamente in sole diretto un pochettino fatica, ma è un display davvero buono per la classe, anche come angoli di visione. Touch molto buono, precisissimo, e una goduria secondo me è molto molto buono. Anche il jack da 3,5 mm permette di utilizzarlo con le cuffie e la radio FM è presente. Se siete degli utilizzatori Netflix o comunque altri software per lo streaming, app per lo streaming, qui avete il security level L1 per Widevine, quindi lo streaming avverrà con un formato Full HD, quindi
avrete la possibilità di utilizzarlo al massimo delle sue prestazioni e della sua funzionalità a livello di schermo. Il notch ovviamente non, secondo me, non dà più fastidio per niente. Andiamo a vedere un video 4K per farvi vedere. Anche la qualità, 1080p come vedete, andiamola a estendere. Schermo che si vede molto bene, audio davvero buono, io non aspettavo un audio del genere da un dispositivo da 168 euro, non dimentichiamolo. Forse tanti di voi sono un po' abituati a pensare a un dispositivo sì, Nokia, sempre il solito Android, ma questo è davvero fatto bene, quindi la vecchia Nokia che tutti ricordano. In questo caso non assolutamente non fa rimpiangere gli smartphone, i primi smartphone che la Nokia produceva con il mitico Symbian. Andiamo a vedere anche nel modo veloce il discorso del browser con la Repubblica. Andiamo a fare la caricamento con il mio 4G di Iliad, quindi vi faccio vedere anche i tempi di caricamento, non sono male, il pinch, e andiamo a fare anche il doppio tap, si comporta bene, il processore non ha alcun lag, anche il ritorno alla home davvero eccezionale. Le gesture si possono impostare, quindi la parte dei tasti a schermo possono essere modificati per andare ad utilizzare il famoso tastino alla Pixel 3, quindi anche questo tastino può essere modificato nella opzione gesti. Quindi in sostanza uno smartphone che a me ha lasciato impressioni positivissime dopo l'uso, dopo 3 o 4 giorni, la batteria arriva tranquillamente a sera, un dispositivo che per 168 euro, una versione 4 più 64 espandibili, è un best buy assoluto. Quindi se volete acquistarlo usate i miei link, mi raccomando, datemi un bel like se il video vi è piaciuto, condividete, iscrivetevi al canale e alla prossima recensione. Mi raccomando, ho in serbo per voi una bellissima novità, state sintonizzati, invitate i vostri amici anche a seguirmi, perché ho in mente di cambiare il mio smartphone principale, il Mi 8 della Xiaomi, con il nuovo top di gamma che vi lascio scoprire, o fatemi sapere cosa ne pensate e cosa volete che acquisti come top di gamma. Ciao a tutti, alla prossima! I'm alone, I'm a broken heart.